Ciao a tutti! E benvenuti da... Sì. Hai visto che dopo 2 anni non sei neanche tu l'intro? Dai, ciao a tutti! E benvenuti su 2 cuori e 1 cappa, com'è? E benvenuti qui, sulla nostra cucina virtuale! No, com'è? Benvenuti nella nostra cucina virtuale! Claro. C'è troppi canali! Ciao a tutti! Non ridere! Time out. Vai! Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Noi siamo qui per rispondere al nostro mensile tag che facciamo in collaborazione con gli amici di 55 Winston 55. Rido perché prima ho sbagliato 35 volte i nomi. Brava. Poi Kamartamk, che non in arte ma in realtà sono Mauro e Antonio, Marta. Un bacio ragazzi, è sempre bello cervellarsi per ricordarsi tutti i vostri link, ma soprattutto è sempre bello rincontrarvi in questo video. Saluta! Saluta! E quindi, mi raccomando, seguite attentamente le domande e mi raccomando rispondete anche voi se vi fa piacere. Come sempre abbiamo un range di 20 domande da cui ne sceglieremo solo 10 e quindi ogni video sarà diverso l'uno dall'altro. Cominciamo subito. La scoperta barra fissazione del mese. I fichi secchi. È una scoperta o una fissazione? Un po'... no, una fissazione. Una fissazione per te. Per me invece sono stati le arachidi. Io questo mese sono andata ad arachidi. Da quando ho cominciato a fare il bigliettino, quello con l'arena per arte, sì, per mi te, ricordo, mi ricordo. Sono andata giù pesante con le arachidi. Ormai vivi solo in bagno. Tipo quindi. Un elefante. Bravo. No! No, no. Va bene, non ho detto questo. Scemo. Allora, il food place del mese, ce lo abbiamo, dai, vai, dai, dillo tu, perché tu. Se io ci penso mi viene troppa fame, vabbè, lo dico io, dai, Escaturchio, la pasticceria storica di Napoli. Una delle pasticcerie storiche di Napoli, Escaturchio. In piazza Dante, credo fosse. Non lo diciamo, non lo sappiamo, vi no, mettiamo come qui. Si chiamava, la piazza uguale alla nostra, piazza Dusmet. In piazza Dusmet. Piazza Dusmet, sì. Va bene, quindi ci scusano i napoletani se abbiamo sbagliato, oh, ma no, comunque. Ora piazza Dante. Comunque, piazza Dante è Napoli. No, non fate affidamento su di lei, è un navigatore impazzito. Bene. È buonissima, Escaturchio fa tutto buonissimo, sfogliatelle. Io da Escaturchio mi sono innamorata della pastiera napoletana, ragazzi. Quindi Escaturchio forever come food. Io mi sono innamorato, place. Lo posso dire di cosa mi sono innamorato io? Certo. Io ho provato la come si chiama? La riccia, la sfogliatella riccia. Ho provato il babà al cioccolato, il babà Vesuvio e poi il caffè naturalmente, ma comunque la pasticceria napoletana è veramente troppo diversa troppo da quella buona. Siciliana, ma ugualmente buona. Il cibo straniero del mese. La sfogliatella riccia. Non è straniero. È in Italia. Sì, vabbè, per me è il burro di noccioline, grande riscoperta del burro di noccioline. Brava. Io sono andata a Rachi di burro di noccioline, potete immaginare, no? Uh-huh. Allora, lo scaduto del mese, ce li abbiamo, sono le Kinder Fetta, no, le Kinder Pinguì. Le Kinder Pinguì, sì, che purtroppo. Però abbiamo mangiato lo stesso. Bucle, vuoi dire qualcosa? Ti calmi che sempre con la barba di Babbo Natale? Oh, 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 oh. Merry Christmas. Scendi, stai giù. È un po' arrabbiata con me. Allora, quindi, lo scaduto del mese, sì, sono rimaste in frigo le Kinder Pinguì. Io me ne accorgo sempre the day after, il giorno dopo, e poi le propino a tutta la famiglia. Abbiamo sì, mangiato sono, tutti. Sono ugualmente buone. Sì, assumono quell'aroma in più, quel quid in più che non fa male. No, non è vero, sono buone. Sono poi buone. Poi, il progetto o buon proposito del mese, non mangiare panettone fino a proprio brava. La vigilia. Ci stiamo riuscendo, E ci stiamo riuscendo. Molte volte, Ombretta, è stata tentata da Gabriele ecco. a comprare panettoni, cioccolato e pere, sì, panettoni ogni volta pieni. Che lui passa, lo prendiamo il panettone cioccolato e però pere. Però glielo possiamo dare prendiamo, un consiglio, anche sì. se non mangiamo il panettone. Provate quello là, Mastro Pasticcere. Quello sì, che si trova l'ho alla detto. Sidis. Sì, sì. L'hai detto no, già? L'ho detto su un altro canale. L'hai detto su un altro canale. Allora, brava. Sì, quando andate a fare la spesa, se andate alla. Non è alla Sidis, è alla City. Simpli. Alla Simpli ci sono i panettoni e pandori Mastro Pasticcere che sono buonissimi. E sono buonissimi perché? Perché per la Simpli li produce la Paluani a metà del prezzo. Quindi avete un panettone Paluani, marchiato naturalmente Mastro Pasticcere Simpli, ma con la bontà del panettone Paluani che è molto, molto buono. È buono, è buono. Secondo me supera anche quelli là più blasonati. È vero, è vero. Poi la verdura barra frutta del mese. Questa ce l'abbiamo. Sì, e che cos'è il sedano rapa? Sì, quella cosa brutta. In assoluto il sedano rapa. Il sedano rapa. Il sedano rapa è stata una grande, grande scoperta questo sì, mese. Sì, mi raccomando, fate la nostra insalatina che vi abbiamo proposto qualche ricetta fa. È buona. Poi. La ricetta del mese. Possiamo rispondere a tante domande? Quante vogliamo. Quante vogliamo, addirittura.
Quindi la ricetta del mese, la ricetta del mese... L'insalata col sedano rapa. Sì, ma... È buonissima. Sì, a me è piaciuta di più la scacciata. Anche la scacciata. Che vi invitiamo a fare, mi raccomando ragazzi. Provatela, quindi, sotto Natale non si può stare senza scacciata. Sì, immergetevi in un'atmosfera natalizia tipicamente siciliana, se vi va. Allora, quindi per me sedano rapa, insalata sedano rapa e per te scacciata. E tu sei quella salutista, sì. Ce l'ho il prodotto assurdo del mese, questa mela e questo mega ravanello gigante. Vi mettiamo le foto qua e vi mettiamo anche i nomi scritti, perché io i nomi quando li ho comprati li sapevo. Ma sì, ora sono difficilissimi, ci vorrebbe... Non me li ricordo più. Allora, quello verde lungo è una sorta di ravanello gigante giapponese, cinese o giapponese, non ricordo, orientale, brava, orientale. Te ne sei uscita... Grande egregiamente, orientale, mentre l'altra invece è una sorta di mela, però ha la consistenza tra la mela, il cacomela, il licis, è buonissima, a lui non è piaciuto, è anche un po' di carruba, mi ha ricordato ma io un dico, po' la carruba. Santissima donna, con i maglioncini natalizi, ma perché ti compri la frutta? Esotica, no, esotica. Vabbè, volevo provarla. Con tante mele, tante varietà di mele che abbiamo in Italia. Sono prodotti assurdi che però mi sono piaciuti. Prate, roba italiana, mi raccomando. Questo ah, non no, anche roba estera, insomma, se è roba buona, perché? Perché anche tutto, cioè non è che uno deve prescindere. Lo spezzafame del mese per me sono stati Pocket Coffee. Ah, questo sì è vero. No, per me invece i Ferrero Rocher. Ah no, e anche i Grifo, soprattutto i Grifo. I Grifo, è vero. I Grifo, mi raccomando. Perché li ho comprati per fare il calendario dell'avvento e lui se li spazzolava. Fateci sapere se anche voi nel pacchetto dei Grifo andavate a cercarvi solo quelli fondenti e lasciavate quelli al latte. Fatecelo sapere. Che erano pochissimi, ora invece ce ne sono pochissimi. Tantissimi. Ora invece sono solamente anche solo quelli fondenti. Mm-mm. Quindi fatecelo sapere perché a noi interessa molto. Benissimo, queste le nostre risposte. Speriamo vi siano piaciute, vi abbiamo divertito, abbiamo dato qualche spunto. Vedremo cosa ci diranno gli altri ragazzi che partecipano con noi a questo genere di video. Quindi Mauro, Antonio, Marta. Bene. Va bene ragazzi, io vi mando un grande bacio, do un grande bacio anche a mio marito. Grazie. E insieme vi diciamo buona preparazione al Natale. Sì, buon Natale. Ciao. È la prima domenica o la seconda domenica di avvento questa? La prima. Una seconda. La prima. E allora, buona domenica di avvento a tutti e noi ci rivediamo presto. Sulle vostre tavole. Ciao. E state in famiglia.